È ospite di Media 24 il dottor Renato Fabbro, segretario metropolitano di CNA Venezia, la Confederazione dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, nonché membro della Giunta della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo e componente del Consiglio d'amministrazione di Venice Promex. Ed è proprio su questo tema che oggi vogliamo concentrare la nostra attenzione. Dottor Fabbro, intanto benvenuto alla nostra emittente. Un saluto a voi e Giovedì grazie per 26 l'invito. prossimo, 26 giovedì della prossima settimana, si terrà a Mestre, a partire dalle 14:30 al Museo del Novecento, un importante appuntamento da voi promosso come Venice Promex sul tema della finanza agevolata a sostegno dell'export e sugli strumenti messi a disposizione delle piccole e medie imprese. Ecco, quali sono gli obiettivi di questa importante iniziativa? Sì, innanzitutto ripeto i saluti a tutti gli ascoltatori. Gli obiettivi di questa iniziativa, che fa parte di una convenzione con la Regione Veneto e con l'Unione Camere del Veneto, poi è organizzata ovviamente anche da Venice Promex. Venice Promex è la società delle Camere di Commercio Venezia, Rovigo, Padova e Treviso Belluno, per gli interventi di supporto alle imprese verso i mercati internazionali. Questo convegno vuole mettere a fuoco per le imprese interessate tutti gli interventi che si possono fare per sostenere tutta la questione della internazionalizzazione delle imprese, in particolare le piccole e medie che ovviamente hanno meno strumenti e meno potenzialità in questo senso se non sono aiutate dalle strutture anche del settore pubblico. In particolare, in questo convegno verranno spiegati dai rispettivi esperti gli interventi che possono essere fatti dalla SACE, che è la società del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per supportare dal punto di vista assicurativo e finanziario le aziende che vanno all'estero. Poi ci sarà un intervento della Simest, anche qui una società del Ministero degli Esteri in questo caso, che finanzia anche l'agevolato progetti di internazionalizzazione. Ci sarà poi una comunicazione di esperti di Veneto Sviluppo, che è la società finanziaria della Regione Veneto, anche qui per interventi di supporto di vario tipo, sempre finanziari alle imprese, ma anche interventi di supporto al capitale proprio, seppure di minoranza, alle imprese che hanno progetti importanti di sviluppo. Poi abbiamo anche comunicazioni da parte di Finest, che è la società finanziaria, maggioranza Regione Friuli, ma che fa interventi in tutto il Triveneto, rispetto sempre anche al capitale di joint venture estere e di garanzie, factory, cauzioni, cioè tutto ciò che può aiutare le imprese a realizzare diciamo, un progetto sull'estero, in joint venture sull'estero. Infine avremo anche una comunicazione da parte di un esperto di Invitalia, che come sapete è un'agenzia del MEF, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che si occupa di gestire e veicolare tutti i fondi pubblici, comunitari e nazionali per sviluppare i territori, per aiutare le imprese anche più importanti, se volete, ma non solo, su progetti di sviluppo. Gestisce, aiuta a gestire i fondi del PNRR e così via. Quindi si vuole dare con questo appuntamento l'opportunità di sintetizzare complessivamente tutti gli aiuti che possono essere dati all'internazionalizzazione delle imprese, piccole e medie, ovviamente anche grandi. Ed è Quindi una cosa che io in qualche modo, come dire, caldeggerei alle imprese. Possono venire chiaramente all'M9 che è in centro a Mestre
direttamente in quell'orario lì, penso che la capienza della sala sia più che sufficiente, o possono andare sul sito di vepromex.it e vedere un po' meglio il programma e anche iscriversi se vogliono. Quindi abbiamo dato una descrizione molto dettagliata di questa importante iniziativa che si terrà il 26, giovedì 26 ottobre prossimo, ma allora ecco, vorrei sapere da lei, ecco, lei è un componente del Consiglio d'amministrazione di Venice Promex, ecco, quando parliamo di Venice Promex, di che cosa si tratta? Entriamo allora, un po' più nel dettaglio, ecco, di che cos'è questa realtà. Sì, Venice Promex è un'azienda consortile fatta appunto, come dicevo all'inizio, dalle Camere di Commercio dell'area centrale del Veneto per svolgere tutta una serie di attività di supporto all'internazionalizzazione. Inoltre Venice Promex realizza una parte importante degli interventi sulla internazionalizzazione della Regione Veneto. Quindi stiamo parlando del programma della Regione sull'internazionale, che significa organizzare missioni all'estero, e ne sono state fatte tanto per dare un'idea, da Dubai alla Cina, dalla Colombia a Cuba, dalla Corea alla Thailandia, anche il Centro Africa, insomma tutta una serie di eventi e di missioni che creano opportunità per le imprese che vengono anche al seguito. E poi naturalmente l'organizzazione delle presenze alle fiere internazionali su settori importantissimi del Veneto che abbiamo, quindi che ne so, dall'occhialeria al marmo, da Vicenza Oro ad altre fiere di vario tipo, insomma. Naturalmente cura gli interventi sui distretti tradizionali che abbiamo, pensiamo alle scarpe, pensiamo al vetro di Murano, pensiamo al distretto del vino, alla giostra e così via. Quindi realizza Venice Promex tutta una serie di progetti che le vengono demandati dalla Regione Veneto. E poi rispetto a quello che le viene demandato dalle Camere di Commercio, anche lì organizza tutta una serie di interventi, insomma possono essere interventi di incoming in cui si cercano buyers e aziende dall'estero e li si porta qui a visitare i nostri distretti, a incontrare le nostre aziende e quindi facilitando gli incontri e possibilità di business nel futuro. Ancora ovviamente fa azione di informazione e di supporto su tutte le tematiche che le nostre aziende possono incontrare nei vari stati esteri. Lo può fare in maniera generalizzata facendo dei webinar, dei corsi, di formazione e così via, ma anche degli interventi di supporto personalizzati rispetto all'esigenza che può avere un'azienda di capire il mercato in cui vorrebbe entrare, le tematiche che si può trovare davanti, anche di tipo non solo commerciale ma anche fiscale, normativo, legale e così via. Poi Venice Promex ha costruito anche una possibilità digitale di incontrare buyers esteri con la Digital Showroom, che è una realizzazione attraverso cui si possono inviare video dei propri prodotti, spiegazioni, cioè come se si fosse in una fiera, diciamo tridimensionale, e rapportarsi con i clienti esteri come se ci fosse in una fiera proprio in presenza. Ecco, questa è una cosa molto importante perché riduce i costi di contatto, consente alle piccole aziende anche di entrare in mercati lontanissimi a costo praticamente zero, quasi, se non quello della produzione del materiale che serve per presentarsi. Ecco, diciamo che tutta questo lavoro, sia generale di informazione, ricerca sul posto delle opportunità all'estero, sia di supporto specialistico e specifico a esigenze e a progetti di aziende, questo è il core business
della società Venice Promex ed è utilizzabile su domanda da chiunque. Noi facciamo moltissime azioni promozionali, consiglierei alle imprese interessate a sviscerare queste tematiche di iscriversi alla nostra newsletter, perché settimanalmente noi gli diamo tutte le informazioni possibili e immaginabili di quello che facciamo e di quello che si può anche trovare all'estero. Abbiamo insieme con la Regione Veneto a Bruxelles una rappresentanza, quindi siamo in grado di mettere insieme anche le informazioni sulle opportunità che nascono dai progetti europei. Ecco, e naturalmente siamo in grado di supportare le imprese anche nella ricerca delle modalità migliori per finanziare i loro progetti, i loro bisogni, quindi informazione, formazione e supporto ai progetti che le aziende vogliono realizzare all'estero. Beh, direi che dalla sua descrizione ne viene fuori una realtà veramente importante, un punto di riferimento veramente significativo per gli imprenditori veneti. Per cui, ecco, io la ringrazio della sua testimonianza e di quanto ci ha chiarito oggi sul ruolo di Venice Promex e sulle iniziative che assumete a sostegno delle attività imprenditoriali della Regione Veneto. E quindi io la saluto, la ringrazio, dottor Fabbro, e ricordo ancora che giovedì 26 ottobre a Mestre, presso il Museo del Novecento, a partire dalle 14:30 del pomeriggio, si terrà questo importante appuntamento promosso appunto da Venice Promex sulla finanza agevolata a sostegno dell'export. Ecco, quindi questo è un appuntamento a cui ovviamente invitiamo tutti gli imprenditori che sono interessati a questo importante argomento. Grazie ancora, dottor Fabbro, e buonasera cari amici telespettatori. Cordiali saluti a tutti voi che ci avete ascoltato. Grazie, grazie.